Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi, come vedete, sono venuto a ritirare la nuova Royal Enfield Himalayan Scram 411 qui da Bolton Motorcycles, la nuova arrivata in famiglia Himalayan di Royal Enfield. Ce l'avrò per un paio di settimane, quindi ragazzi, mi raccomando, per non perdervi questo video delle prime impressioni di questa moto e altri video che poi seguiranno, iscrivetevi a questo canale, cliccate sulla campanella e seguitemi anche su Instagram agm.moto. Ma adesso ragazzi, iniziamo! E beh ragazzi, sono appena ritornato, mi sono cambiato e mi ci voglio subito tornare su per darvi un po' le mie prime impressioni di come questa Scram 411 di Royal Enfield. Beh, partiamo dal fatto che, come vedete, già il folle non lo mostra, quindi non so se questo è un problema di fabbrica o magari questa, perché è una moto demo, c'è qualcosina che non va, che magari devono un po' aggiustare da Bolton Motorcycles. Infatti anche la posizione dell'indicatore di marcia qui non mi mostra la marcia inserita. Non ho ancora provato qui il display, il Tripper Navigation di Royal Enfield, ma lo proverò comunque nei prossimi video. Ma a parte questo ragazzi, la moto si è dimostrata molto più che capace di affrontare i tratti extraurbani, ovviamente, essendo questa comunque una moto più orientata alla strada rispetto al fuoristrada Himalayan standard, e l'autostrada, che comunque male non è andata. Poi in termini di comfort, io sono 1,83, la moto è, diciamo, nel mezzo tra le 3,50 della casa e 6,50, ma si sente proprio come una Himalayan. Ovviamente è più stradale, quindi abbiamo un'altezza della sella minore, i controlli qui sono anche un po' più arretrati, se non sbaglio, della Himalayan. Il motore è quello che è, insomma, è il 411 single cylinder che fa il suo dovere, lo fa bene, è un po' più aggressivo di quello dei 350, ma non siamo all'altezza di quello dei 650, non siamo nemmeno vicini. Ma questo significa che la qualità di guida è pessima? Assolutamente no. Per questo tipo di moto, considerando il prezzo è di soli 5.000 euro, equipaggiamento comunque abbastanza interessante, abbiamo anche il Tripper Navigation, un peso comunque sotto i 180 kg, che insomma non è male, e si sente abbastanza leggera anche alle velocità basse. Poi in termini di visibilità questi specchietti sono orribili, però d'altra parte si vede assolutamente tutto. La qualità è comunque buona, non ci sono cose che i tasti al manubrio, sai, questa roba qui dove magari tu pensi c'è qualcosa che dove loro hanno risparmiato dei soldi, ma dire il vero non è che si sente poi tanta questa differenza tra questa e le 650 di Enfield in termini proprio di qualità, almeno per il momento. Fino ad adesso ragazzi mi sto divertendo, come vedete, sulla Scram 411, ma restate sintonizzati nei prossimi video dove analizzerò questa moto in tutti i minimi dettagli, vi darò i miei consigli, la mia opinione personale in modo anche più approfondito, i miei pro, i contro, se io la consiglio proprio come moto da acquistare per il suo prezzo di listino. E ovviamente vi invito, dato che comunque ho questa moto per 2 settimane, vi invito a lasciarmi le vostre domande qui giù in descrizione, così ne faccio proprio un video dedicato. Ma con questo ragazzi penso che sia tutto con le mie prime impressioni della Royal Enfield Himalayan Scram 411. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi a questo canale, cliccare sulla campanella così non vi perdete nessun nuovo video, e seguirmi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao, bene.